Garbadella Green, certo. Questa è Garbadella Green e io ti faccio vedere, cara Fata New, quanto è green questa garbadella. Ti porto in strade segrete perché così tu potrai entrare nel nostro comitato delle fate. Poi ti presenterò altre fate. Vedi che bello, è green. Molto green. Quelli sono gli stenditoi. Andiamo avanti. Guarda che bello questo, eh? Oh, ci sono i belli di notte. Vedi? Da quella parte c'è via Roberto De Nobili. Guarda quell'aereo. Quanti messaggi ci sta mandando. Andiamo di qua. T'hanno salutato, Violetta. Dovremmo incontrare anche dei fighi d'India. Vediamo se incontriamo i fighi d'India. Eccoli qua. Respira pieni i polmoni che senti che profumo, eh? Senti che profumo garbato? È concime, eh? Fa bene il concime. Vuoi salire fino a lassù dove c'è quell'albero dove hanno girato le ragazze di Piazza di Spagna? Okay. Senti che prova un profumo di garbatella? Respira pieni i polmoni. Eh? Vedi? Ecco. Andiamo da questa parte. Vedi la garbatella green? È molto green. È molto green. Più green di così. Questa è la raccolta differenziata. Ecco, poi magari veniamo da queste signore. Però vedi, qui c'è un fico d'India. Vedi? Eccolo, qui è un fico d'India. Qui ci vengono a stendere. Andiamo. Qui invece ci abitava una signora che si chiamava Lidia ed era la sarta per bambini e mi ha cucito un sacco di vestiti. Adesso passiamo di qua. Vieni. Ma è una casa? Sì. Andiamo piano piano, Violetta, scendiamo. Sì, sono io. Sì, sei te. Ah, siamo vicini allora, pure. Ciao, buona serata. Piano, piano. Oh, ma si può entrare? Sì, si può entrare. Vieni. Vieni qua. Qui c'erano le fontane dove venivano nascosti gli ebrei, si nascondevano gli ebrei. Qui mi ricordo una coppietta che si metteva seduta e si dava i bacetti. Là, al secondo piano, c'è nata Fata Garbatella. Vieni. Ma come fa Fata Garbatella? Sembrava tutto gradito. Sì, Garbatella era un colle, la chiamavano Colle della Pace. Infatti c'è Angelo. Sì. Beh, Angelo è quello che gestisce. Vedi qui, che ognuno si organizza. Poi ecco, questo è il lotto più bello, tenuto meglio di tutti perché c'è nata Fata Garbatella. Vedi, la pavimentazione è stupenda, proprio per far vedere che è stata costruita da tanti anni. Vedi? Eh?
Vieni, passiamo di qua che ti faccio vedere le due signore che si erano nascoste. Erano nascoste, le due ebreche erano nascoste. Calendario 2020. Quo vadis Sporting Club. Vedi come così è pubblicità. Questo era il campo da gioco dove venivo a giocare. Lassù ci abitava Alvaro Amici, lassù a una di quelle case lì, a quel palazzo. Guarda qui. Qui vedi una falce e martelli fatta con i sassolini. C'era una signora che si chiamava Lisetta e vendeva il giornale L'Unità. Capitarono dei muratori e le chiese se gli facevano la falce e martello, perché per lei all'epoca era l'invita. La vedi? Sì. Questi sono i segreti di Fata Carbatella. Se tu fai un giro con le tosse, con le guide turistiche, non te le sanno dire queste cose. Tu tienile per te, può darsi che un giorno ti metti a fare la guida turistica pure. Ecco, qui c'è il mago ballerino. Adesso lo vedi, è uno che gli piace ballare, bravo. Guarda. Eccolo qui, lo vedi? Lui è il mago ballerino e lui è il ragazzino. Chiamala che Violetta morde. Lasciasta Zoro. Zoro. Lui gioca. Auguri, eh? Auguri. Ho visto le foto. Oh, c'è scritto impegnato, eh? Questa è una cosa mia. Eh beh, auguri. Auguri, se si sei innamorato e sei impegnato, complimenti, è pure una bella ragazza. Lui invece è il bambino che ha lasciato un'impronta qui, che adesso ti faccio vedere l'impronta. Però questi due signori ci puoi venire a parlare per quella cosa che ci abbiamo in mente. Sì. Poi ve lo dico. Leggi un po'. Tu guarda e glielo vado a dire all'orecchio. Va bene. Grazie. Perché sai che Fata Carbatella c'ha i segreti. Noi adesso andiamo a bere perché lei non è di qua. No, è una fata che viene da lontano. Ostia antica. Ah, è mica lontano, ostia antica. Ma io ho bisogno di nuove fate, e devo fare i ponti anche con certi spazi, no? Andiamo. Grazie, buona serata. Poi lei viene qua, tanto li becchi qua, eh. Siamo qui. Fissi però, così. Oh, ma non vedo più la cosa di riga. Allora, questa qui, questa mimosa l'abbiamo piantata noi, il ricordo di Riga Zarfati, una delle due ebree che ti dicevo sono state portate ad Auschwitz. Allora, per Riga abbiamo messo questa targa perché Riga è tornata. Riga è tornata e abbiamo anche materiale, cose di lei. Mentre Emma purtroppo non è tornata. Emma non è tornata e allora abbiamo messo la pietra d'inciampo, che è quella lì, però ti voglio far vedere il piedino di quel signore, di Andrea, che sta qui. Di quando era bambino c'è un piedino, eccolo qua. Vedi questa impronta?
Violì, che tempicci tu? Ecco, quella lì era l'impronta di quel signore che hai visto adesso. Io poi ti mando questa registrazione. Sì, ok. Così te la tieni. Gelosamente. No, io la metto pure su YouTube. Però che ne sanno. Buona. Dai. Questa è la pietra d'inciampo che ho pulito poco tempo fa e che bisognerà venire a ripulire qui a ottobre. E poi qui, se tu vuoi arredare casa, qui trovi sempre di tutto, trovi, eh? Qui a Garbatella, specialmente in questo punto, trovi di tutto. Beh, mobili IKEA. Se vuoi, ci sono cose che puoi trovare. Ciao. E adesso ci andiamo a fare una bevutina da Carlotta. E come vedi anche qui Garbatella è molto green. Vedi quanto è green? Allora, queste sono le zucche che ha piantato Mago Ballerino. Vedi che belle luci che ci sono. Questa è Carlotta? Questa è Carlotta. Allora adesso tu metti una mano sulla testa, eh? Fai tre sorsi ed esprimi tre desideri. Tre desideri, neanche uno. Tre. Piano piano ti si realizzeranno. Sì, sì, sì. Adesso reggi e vado a bere pure io. Un attimo. Sono così come gli incivili. Adesso jeans. Allora aspetta che vado a bere. Detto bene, bravo. Certo. Bene. Bene, eh? Benissimo. Ah, vedi bene. Già bevuto, grazie. Allora, a noi ci fanno bere e glieli andiamo da bere. Allora, ti ho fatto conoscere la Garbatella Green. Adesso chiudiamo con il volto di Carlotto. Un attimo che adesso finisco qui. Da fare un video. Ecco.